Bene, Bene, buonasera. buonasera a tutti, ben Salute. trovati. Eccoci. Benissimo. Benissimo. Diamo l'onore a Irene Battaglini Buonasera a di tutti. presentare il gruppo. Grazie. Allora, carissimi tutti, sono qui con i nostri docenti della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, con sede a Prato e a Padova, il professor Stefano Berrettini, psichiatra, e il professor Guido Rutili, psicoterapeuta. Per chi non mi conoscesse, io sono Irene Battaglini, sono il direttore della scuola. Buonasera. Questa sera inauguriamo una serie di eventi in preparazione e in attesa del nostro congresso annuale di psicoterapia, congresso che si terrà il 12 e 13 novembre online, e più avanti magari vi darò qualche dettaglio in più, e che quest'anno è ispirato, anzi completamente dedicato alla psicoterapia in tempo di coronavirus, e quindi esordiamo con un titolo sicuramente ambizioso, che è Covid-19 e psicoterapia, l'inconscio virale e lo scacco dell'analisi. In questa nostra prima puntata di preparazione all'evento parleremo in particolare di quelle che sono le letture, le possibili letture psicologiche e psicodinamiche del ormai famosissimo Green Pass o certificato verde, come ho sentito questa sera per radio. Naturalmente si tratta di qualcosa di cui la maggior parte dei nostri follower già sono al corrente, però io così introdurrei l'argomento della lettura psicologica, psicodinamica e anche con dei riflessi psichiatrici, naturalmente, dando la parola prima di tutto al nostro professor Berrettini, che come psichiatra e anche medico magari ci dà qualche, diciamo, informazione interessante su questo certificato. Bene. Beh, insomma, il certificato verde è un'iniziativa del governo italiano, insieme anche ad altri paesi dell'Europa. Diciamo che Macron ha fatto l'apripista qualche giorno fa, con qualche successo, devo dire, Macron, perché sembra che subito dopo praticamente l'attivazione istituzionale del Green Pass ci sia stato uno. Come dire, molti si sono vaccinati, diciamo così. Naturalmente questo Green Pass è una certificazione istituzionale, cioè nel senso che lo Stato vuole che per partecipare a degli eventi comunitari ci voglia praticamente questo Green Pass. Tale coazione naturalmente ha scatenato una notevole perplessità in alcuni, in molti, in pochi, vediamo un pochino, soprattutto in coloro che naturalmente in questo momento si dichiarano Novax e che comunque in ogni caso anche nelle persone, come dire, un pochino più incerte per quanto concerne la possibilità di vaccinarsi, che hanno un pochino di paure, che hanno qualche fobia. Insomma, Macron comunque ha fatto vaccinare parecchie persone. Vedremo noi che abbiamo appunto istituzionalizzato questa certificazione che servirà praticamente alla vita quotidiana e per partecipare a tutti quegli eventi che prima praticamente non si potevano, soprattutto nell'ambito del lockdown, accedere. Insomma, vediamo un pochino quello che sarà la situazione. Certamente il Green Pass darà modo agli incerti di vaccinarsi. Io chiederei veramente anche a voi colleghi, quanti potrebbero essere questi incerti in proporzione di coloro che non si sono ancora vaccinati? Sono tanti o sono pochi? Secondo me sono abbastanza, è molto più di quanto uno possa credere. E in quanto coloro che
per ragioni ideologiche non vogliono accedere al vaccino, ma non solo ideologiche, ma anche per delle convinzioni, delle credenze indistruttibili, inconfutabili, che portano a tutelarsi, diciamolo così, fra virgolette, quindi a non accedere alla vaccinazione, che potrebbe avere degli effetti collaterali così importanti da avere, come dire, un bilancio negativo. Cioè, nel senso che rischiando praticamente di doversi accedere, di doversi infettare. L'obiettivo è l'80%, voi sapete perfettamente che ci sarebbe l'immunità di gregge, voi sapete perfettamente che quel 20% potrebbe essere anche in qualche maniera, come dire, ci potrebbe anche stare, ecco, questo voglio dire. Certamente l'80% però bisognerà ottenerlo, ecco. Che mi Certo, dite? ma ho ascoltato con interesse e con attenzione. Guido. Sì, stavo facendo delle riflessioni proprio perché ascoltando Stefano e tutta questa bella introduzione, in effetti, facevo delle riflessioni su quello che può essere comunque l'atteggiamento, che è centrale per noi naturalmente, l'atteggiamento psicologico, psicodinamico di una persona che sta in questo momento riflettendo sul farsi, non farsi il vaccino, su tutto quello che può comportare avere un certificato che gli faccia, che gli permette di accedere a tutta una serie di strutture in cui fino a poco tempo fa era completamente normale accedere senza nessun tipo di permesso. E credo che tutto quello che sta intorno a questo sia prima, naturalmente siano una serie di input ambientali, fra cui importantissimo chiaramente il tamtam mediatico e la pressione mediatica. Io sfido chiunque ad accendere qualsiasi apparato, che sia radio, che sia televisione o altro, e non sentire fra le cose che, o non vedere fra le cose che passano in quel momento, qualche informazione su questi argomenti, quindi sul Green Pass, sul fatto del farsi o non farsi il vaccino, su tutte le conseguenze che possono essere, ma questo anche nei social media, no? Tutto quello che è apparso. E quindi mi piacerebbe anche poter parlare di quanto una persona, l'individuo al centro di questa serie di impulsi che vengono dall'ambiente in termini di vaccinarsi sì, vaccinarsi no, possa districarsi o meno. Certo. Io credo che coloro. Posso intervenire? Mi viene. Certo. Certamente, Stefano. No, ma io credo che coloro, in questa percentuale di persone che non avevano deciso di non vaccinarsi, ci sia almeno 2/3 che sono delle persone che erano indecisi, ma non ideologicamente praticamente contrarie. E credo anche che queste persone molto probabilmente accederanno alla vaccinazione, quindi al Green Pass. Però quel 1/3 di persone che non si erano vaccinate, che quindi in qualche maniera hanno un pensiero inconfutabile, unne credenze abbastanza, come dire, complesse e cristallizzate, non credo che si vaccinerà. Io penso questo, quindi in qualche maniera il Green Pass è una, come dire, una spinta gentile da parte dello Stato, delle istruzioni praticamente alla vaccinazione, un invito praticamente a ragionare praticamente in maniera, però diciamola, un pochino coatta, anche perché, insomma, voglio dire, se non hai il Green Pass non puoi accedere a dei determinati benefici, che è quello praticamente della partecipazione nella vita quotidiana. Cinema, teatri e posti di lavoro. Si parla anche di Green Pass obbligatorio per quanto concerne praticamente tutti gli istituti dell'istruzione statale. Quindi voglio dire, ci sarebbe una limitazione notevole. Certamente non è un obbligo la vaccinazione, ma è un obbligo praticamente collaterale. Insomma, è un bias, diciamo, perché voglio dire, è un bias cognitivo quasi, come dire, questo è, te semplicemente dovrai fare una cosa che
che è quella di vaccinarti per poter poi vivere meglio. E quindi questa cosa, insomma, voglio dire, è abbastanza. Beh, insomma, non è bellissima, diciamo che così, che Un diciamo, messaggio anche la forte. convinzione a doversi vaccinare doveva essere praticamente con una crescita del retroterra culturale che possa portare una convinzione del genere, non certamente praticamente una spinta che ha di per sé praticamente, diciamo una spinta collaterale, non voglio dire di più, cioè qualcosa che non, forse non doveva essere così, non doveva essere così, che forse ci doveva essere una maggiore informazione, una maggiore, come dire, potenza di fuoco da parte ma della psicologia, della psichiatria, Ecco, perché poi sono settori forse che anch'essi sono settori che hanno delle colpe, perché magari non si sono pronunciati così forte come forse avrebbero dovuto, perché il fattore psicologico è fondamentale e di fatto le informazioni sono contrastanti. È vero che le emittenti sono tante, quindi non così controllabili e necessariamente si genera un contrasto, però è anche vero che chi ascolta è sottoposto a informazioni in conflitto fra loro. E l'informazione, quella un po' più, non c'è un canale che, poi questo lo chiedo naturalmente anche a voi, no? Ma che possiamo assumere come canale puro che in effetti trasmette qualcosa che non nasconda anche un'opinione. Questo è una cosa che ho notato solo io, oppure anche per voi è così? dato che all'inizio della pandemia c'era praticamente una comunicazione contrastante di molte Infatti. persone che hanno reso confuso praticamente proprio, come dire, l'ambiente e in qualche maniera anche con delle svisature che non potevano che non innescare nelle persone anche, perdonate, anche un assetto paranoideo, il fatto che i farmaci potessero costare, i vaccini costano, quindi le questioni economiche e quant'altro, la questione dei yuan, insomma, voglio dire, io credo che in quel momento lo Stato dovesse essere un pochino più, come dire, univoco nella sua informazione, ma non uno Stato totalmente, per carità, ora sto parlando, ma insomma, voglio dire, ecco, questo sicuramente ha portato praticamente a un innesco di pensieri, di credenze e di posizioni, diciamo, molto variegate, fra cui quelli dei Novax. Questa è la situazione. Che vi devo dire? È un Un po' aspetto. di filtro forse sarebbe stato anche necessario, se non un'informazione con un canale ufficiale che magari dà qualcosa di, insomma, tanto non sarebbe stato accettabile, però quel minimo di filtro per impedire tutta la fuga di informazione, perché poi l'informazione in sé nasconde un problema, che è il problema di essere immediatamente fruibile da tutti, anche da quelli non formati. E Certamente. l'informazione senza formazione vuol dire ritrovarsi ad elaborare qualcosa di dato, ma che non si hanno neanche gli strumenti per approfondire, non si hanno gli strumenti per sancirne o meno la validità anche rispetto a dei ragionamenti che possono essere dati dalla conoscenza scientifica in determinate cose. E l'informazione, se è contrastante, a quel punto, a me individuo resta solo da scegliere questa o quella e schierarmi. Nel Sì. momento in cui mi schiero si genera e magari mi attacco alle credenze, come dicevi tu, a una valutazione ingenua con questo ingenua, mettendo questo ingenua fra virgolette, nel senso non scientifica, e questo mi può creare dei problemi, delle opinioni, lì hai detto proprio una parola giusta, anche degli atteggiamenti paranoidei, perché è chiaro che viene fuori un po' tutto, perché si mischia a un'emotività. E questo secondo me non è da escludere, che nasce necessariamente insieme a una pandemia. Perché mica possiamo dimenticare l'impatto che ha avuto il fatto di venire a conoscenza, di essere immersi nel fenomeno forse più grave dal punto di vista sociale dal secondo dopoguerra. Sì, Prego. vorrei dire qualcosa a questo proposito.
Mi viene in mente che da un punto di vista più psicodinamico siamo stati comunque bersagliati da una serie di doppi messaggi, una serie di messaggi provenienti da fonti qualche volta molto autorevoli, qualche volta meno, e di conseguenza ciascuno di noi si è dovuto creare una sua propria, chiamiamola, opinione. Anche in base ai propri vissuti, alla propria personalità, all'ambiente in cui vive o in cui diciamo, si rapporta agli altri, no? Quindi di fatto io ho avuto spesso l'impressione che non si stesse parlando del Green Pass come di uno strumento squisitamente burocratico, il che significherebbe in questo caso burocratico in termini buoni, in termini sani, cioè un documento come ciascuno di noi può avere tutta una serie di documenti, no? Che servono per la vita di tutti i giorni. E naturalmente noi, per esempio, sappiamo per esperienza che in un'azienda occorrono una serie di certificati, guido mi insegni, per la sicurezza. In un'azienda o in un'organizzazione occorrono degli attestati di formazione di un certo tipo, no? Quindi, per quanto ciascuna di queste norme possa essere letta da un punto di vista anche politico, è ovvio che ogni norma ha una sua connotazione politica, ogni atto. Di fatto, no? Fa politica di per sé, no? Però, come dire, nessuno di noi si è mai opposto in termini di class action nei confronti di alcuni provvedimenti o richieste di specifici certificati per lo svolgimento di alcune attività aziendali, lavorative, professionali. Pensiamo anche a noi psicologi. E a maggior ragione psicoterapeuti che abbiamo bisogno dell'abilitazione, no? Quindi di fare un tirocinio, di fare un esame di stato, di avere quel famoso timbrino, mi ricordo all'epoca, no? Quel timbrino e quel Ah. tesserino anelato, eh? Sì, esatto. Ecco, anelato timbrino che ci abilitava, ma questo non significa che il giorno prima di ricevere il timbrino non fossimo in grado di svolgere una psicoterapia o quant'altro, no? Di fatto, però, era una necessità, era un'esigenza, per certi versi anche diciamo, oggetto di contestazione, però di fatto non aveva un impatto così violento sulla nostra psicologia personale, individuale, no? Ci si sentiva appartenenti ad un ruolo, a una categoria e in questo, in qualche modo, come dire, legittimati. La domanda che mi pongo è perché, e qui ovviamente si aprono gli scenari che poi andremo a vedere al congresso con i nostri docenti, tra l'altro alcuni di loro sono già collegati online con noi e che saluto, spero di non saltare nessuno, ma magari dopo riguarderò la chat dal vivo che è su YouTube. Però saluto Ennio Foppiani, saluto Federica Durano, ma anche il nostro Vinicio Serino e gli altri colleghi, Giuseppe Rombolà. Dunque, dicevo, perché questo Green Pass sembra avere una valenza, cioè quasi direi, Guido, non so se sei d'accordo, tu che sei esperto anche di psicologia analitica, simbolica, cioè è davvero un nuovo simbolo. Che cosa ne pensate? Nel bene e nel male, qui non stiamo valutando se è giusto o sbagliato, vorrei premettere per coloro che ci ascoltano o che vedranno la registrazione magari in un momento successivo, che il nostro intento quando abbiamo iniziato questo tipo di percorso di avvicinamento al congresso non era e non è quello di fare un'azione politica o di stigmatizzare in termini valoriali quanto è giusto o quanto è sbagliato, ma quanto è diciamo importante per ciascuno di noi nella sua psicologia e anche nelle organizzazioni, nei gruppi di lavoro e nei campi, diciamo, dell'espressione della nostra quotidianità e non solo,
le valenze valoriali e non che in questo caso direi simboliche, ecco, che il Covid con tutte le sue declinazioni ha tirato un po' fuori, no? Perché noi vedremo nel congresso che non ci occuperemo naturalmente solo del Green Pass, ma ci occuperemo per esempio della psicoterapia online, ci occuperemo degli effetti e dei traumi e dei danni da lockdown, degli effetti del vaccino, anche psicologici e non, della farmacologia e della psicofarmacologia in un periodo come questo, quindi tantissimi temi importanti. Simbolicamente, però, secondo voi, io un po' un'idea me la sono fatta, ma secondo voi questo Green Pass perché è diventato così simbolico, così diciamo una sorta di stigma di orientamento? Stefano, vuoi rispondere te? Rispondo io. Vai, rispondi te e poi ti aggiungo su ovviamente qualche cosa di tipo anche un po' più Ok, allora psichiatrico. io mi mantengo un pochino più sulla psicologia complessa, va Sì. bene? Perché bisogna vedere, secondo me, proprio dov'è che si infonde il simbolo. Il simbolo inteso come comunque una forma di comunicazione fra qualcosa di inconscio, e se siamo junghiani, di inconscio collettivo e qualcosa invece di più prettamente relativo a questa realtà tangibile, è chiaro che bisogna vedere qual è la materia in cui questo simbolo va ad infondersi. Quindi, qual era l'assetto sociale prima del simbolo e quali eventi avevano modificato l'assetto sociale, o almeno una psicologia sociale. Perché da una parte l'aspetto simbolico. Un aspetto simbolico è sicuramente relativo al fatto che alcuni il Green Pass ce l'hanno e altri no. Lasciamo stare perché. Però di fatto È se vero. qualcuno ce l'ha e qualcun altro no, è chiaro che si generano delle differenze. E quello che non ce l'ha può essere una persona che per ideologia non si è fatto il vaccino, una persona che ha paura, può essere una persona che ancora non è riuscita a prenotarlo. Può essere una persona che per mille motivi non accede o non può accedere al vaccino perché magari ha delle controindicazioni. Quindi, oltretutto, prende anche una cerchia di persone. Sì, magari i più saranno quelli che scelgono di non averlo, però non tutti. Però è anche vero che se c'è una parte in cui ci sono i buoni e un'altra in cui ci sono i cattivi, senza specificare quali siano i buoni, quali siano gli uni e quali siano gli altri, è chiaro che si genera un po' un aspetto belligerante in cui almeno una fazione avrà da ridire sull'altra. E infatti abbiamo assistito a questo, mica solo a quelli che non se lo vogliono fare il vaccino, che combattono la cosa contro o ce l'hanno con chi se lo vuole fare, ma anche l'effetto contrario, chi se l'è fatto o che se lo vuol fare e che dice non puoi permetterti di non farlo agli altri. E allora vuol dire che c'è un'aggressività, c'era un'aggressività latente prima che il simbolo si infondesse. Nel momento in cui il simbolo ha questo aspetto di dividere una fazione e l'altra, ecco che chiaramente questa aggressività si può liberare. E magari da questo punto di vista possiamo anche pensare a fare questo tipo di discussione, cioè dove stava questa aggressività e perché proprio l'aggressività come forma di, così, di reazione anche a questo aspetto? E anche perché, che ne so, una carta d'identità è anch'essa un certificato, un qualcosa di burocratico che identifica, però l'identità non è negata a nessuno. Perché c'è l'istituzione. Bella, bella cosa. Perché? Perché? Quindi un simbolo che divide in qualche maniera. Un E che poi simbolo sarebbe che uno divide? simbolo, un Sarebbe un paradosso, paradosso. un simbolo unisce. Un È simbolo che vero. divide e che scatena aggressività. Sì, perché è un simbolo che si presta a delle proiezioni come dire, multidimensionali, no? Ha più proiezioni conflittuali, contrapposte. Quindi sì, è un simbolo, però a parer mio. Non lo so se su questo magari sentiremo anche i colleghi che ci seguono. E rischia di essere un simbolo che codifica anziché un simbolo che unisce. Quindi un marchio, se vogliamo.
Per certi versi rischia di diventare un po' uno stigma o comunque qualche cosa che simbolizza, cioè simboleggia e non simbolizza. Non so se ho reso l'idea. È un po', diciamo, una sottigliezza semantica, no? Però simboleggia, quindi rappresenta, ma non sta a simbolizzare, cioè non ha una funzione simbolizzante. D'accordo, Però non è vero. vorrei entrare troppo Quindi nello è una situazione stucco. dicotomizzante. Sì, secondo me un po'. Un po'. Un po' Ma sì. secondo voi, perché le persone non si vogliono vaccinare? Qual è l'assetto personale? Alcune persone, sì. Alcune persone non si vogliono Una vaccinare. grossa frangia di... L'assetto personologico di queste persone, come potrebbe essere individuato? E Beh, quali sono questo è... le paure? Perché io credo che sia Un'idea ce l'ho, le però è un po', persone. diciamo, non No, so no, se è no, no. giusto. Certo, ma io credo che una grande parte di persone non voglia il Green Pass, ritenendo un simbolo che ancora una volta ci limita nello spazio di libertà. Semplicemente questo. Cioè, nel senso, il Green Pass è un'ulteriore praticamente violenza che l'istituzione ci mette davanti e che quindi in qualche maniera è un'ulteriore barriera che dovremmo praticamente mettere al fine di non essere invasi nel nostro stato di libertà. Il problema è il confine della libertà fra la mia libertà e la libertà di tutti e il problema è della tutela della salute pubblica. Quindi il tutela della salute pubblica che è una, come dire, qualcosa di che appartiene allo Stato, è inutile dircelo, e che quindi deve essere in qualche maniera portata avanti, quindi con delle basi che siano scientifiche, non certo ideologiche o politiche, ma che deve essere praticamente sostenuto. Cioè, questo è il mio pensiero molto semplice da medico più che altro, da medico che dove, dopo aver visto quello che è successo. Dicendo poi che quello che è successo non è poi così ampio, cioè la pandemia effettivamente poi c'è stato il lockdown, ci sono state tante cose, subito tanta sofferenza direi, tanti morti, credo che ci siano stati 4 milioni di morti fino adesso, credo, qualcosa del genere, 200 milioni di infettati, quindi voglio dire che è una pandemia, poi tra le altre cose ci siamo accorti tutti quanto noi siamo fragili, quanto questa la pandemia che nell'anno 2021, 2020, 2021 è riuscita praticamente a stravolgere completamente la nostra vita e che quanto poi la globalizzazione poi ha portato avanti questa pandemia, cosa che non era mai successa nel passato, perché nel 18 con la spagnola praticamente è stata molto più lenta. Adesso con la globalizzazione addirittura è stato un vulnus, cioè un'accelerazione. Insomma, e quindi stavo dicendo che questo Green Pass in qualche maniera rappresenta questo simbolo dicotomizzante e una barriera di coloro che praticamente temono fortemente di essere lesi nel loro stato di libertà. Questo molto semplicemente non sto facendo una questione, sto facendo una questione molto ideologica politica, non troppo psicoanalitica, direi questo, perché è molto semplice questa cosa qui. Perché anche persone come dire, culturalmente anche ben dotate, non deprivate, che portano avanti questa loro determinazione, e beh, insomma, hanno dietro questo retroterra culturale, a mio avviso. Tra l'altro hai detto una cosa interessantissima, hai detto tutte cose interessantissime, ma una mi ha colpito in particolare perché, per esempio, hai detto, bene, il governo a un certo punto, fra, diciamo, le cose che deve fare, a cui deve adempiere, c'è cioè la tutela della salute pubblica, è una delle prime, diciamo, delle premesse della Costituzione, quindi il governo deve fare questo. Per farlo, su cosa si basa? E anche qui hai citato dei criteri che in effetti sono quelli che vengono immediatamente adottati da un governo, ovvero quello di dire com'è che possiamo fare in modo di tutelare il massimo, il maggior numero di persone, quindi anche basandoci sull'idea che la libertà di una persona finisce dove inizia quella dell'altra. Questo ragionamento però è qualcosa che incentiva tanto il giudizio. E noi sappiamo che il giudizio oggi è
è qualcosa che affligge anche tantissime persone. Per esempio, chi ha un'attività clinica sa, come diceva prima Irene, l'ha accennato, ne parleremo al congresso, va bene, però sa che le patologie sono cambiate. E sono cambiate in cosa? C'è stata un'accentuazione, almeno per quello che ho visto io, ho visto accentuarsi tutte le patologie che in qualche modo presuppongono un inasprimento del giudizio interno e del controllo. Ecco che abbiamo visto, per esempio, un fiorire di attacchi di panico. Allora, la mia. Anche una recrudescenza di sintomi di chiusura rispetto, cioè dell'evitamento, Anche cioè, lievitamente, sì, no? esatto. Quindi da una parte il panico legato, credo, più alla paura di essere sottoposti e sottomessi ad un'autorità o a una legge profondamente sentita come profondamente ingiusta. Perché poi invece dall'altra parte una recrudescenza dell'evitamento per coloro che, come dire, dal punto di vista della propria personalità, utilizzano, cavalcano l'onda del simbolo che divide, diciamo così, per, insomma, paradossalmente, per poter dire ok, mi chiudo a maggior ragione in me stesso e nei miei convincimenti. Ma qui il punto è che noi come psicologi, e qui parlo anche a titolo personale, no? Noi come psicologi siamo chiamati a tenere conto di tutte le scelte dei nostri pazienti o dei nostri, diciamo, interlocutori. Non possiamo, perlomeno io non mi sento di schierarmi in alcun modo, ma non perché non abbia un'opinione personale o mia, naturalmente, quella la applico, diciamo, a quella che può essere una scelta personale individuale, però anche chiamata dal mio ruolo di clinico, perché essendo comunque un clinico, sono anche comunque chiamata a, come dire, a un obbligo diverso, un obbligo maggiore, no? Un qualche cosa che ha a che fare anche con una sorta di giuramento professionale. Però, oltre a questo, come psicologa pura, ecco, senza andare sulla psicoterapia, ma come psicologa pura, sento di dover collaborare con tutte le posizioni che i pazienti ci portano e quindi di avvalorare singolarmente le scelte in base a una elaborazione di questo simbolo del Green Pass, che non è il vaccino, perché è una cosa un po' diversa dal vaccino. Eh sì, infatti tutti parliamo di questo dimenticando l'altra condizio sine qua non del Green Pass, che sarebbe il tampone. No, uno volendo il Green Pass lo ottiene anche con quello. Cioè è stata trovata anche, il Green Pass ha costituito anche un escamotage per il governo proprio per non andare a ledere magari la scelta di chi non voleva. Per mille motivi non voleva o non poteva farsi il vaccino. Quindi ho detto: bene, ok, se il vaccino non ce l'hai, il Green Pass lo puoi ottenere lo stesso con il tampone. Però ci viene naturale escludere questa seconda cosa. Viene un po' automatico associarlo solo al vaccino, no? Sì, e questo la dice lunga. Il tampone certamente praticamente è un Green Pass temporaneo. Temporaneo, sì, Se tu vuoi certo. andare agli scavi di Pompei, tranquillamente ci puoi andare senza Green Pass, però te ne vai a fare il tampone, ovviamente nel casino vicino. L'ho sentito recentissimamente, qualcosa del genere, proprio per poter tutelare anche le persone che vogliono andare agli scavi di Pompei o quant'altro. Insomma, questo voglio dire. Certamente da un punto di vista però pragmatico, proprio di tutela della salute mentale, della salute in generale, beh, insomma, la vaccinazione è estremamente più espansa nelle sue capacità di protezione, di prevenzione. Quindi questo credo che sia poi la motivazione per la quale l'istituzione, lo Stato, praticamente nell'ottica della sua, nel suo dover in qualche maniera imporre la tutela della salute, abbia fatto il Green Pass, che, come ho detto prima, è una spinta gentile a vaccinarsi.
Questa è un po' la situazione. Però vedi Stefano, per esempio, secondo te... Irene, quando dice noi però, cioè nel senso, come psicoterapeuti, voi psichiatro, psichiatra, io, cioè non devo fare distinzione alcuna, cioè l'ideologia personale non deve entrare praticamente nell'ambito professionale di aiuto, tutela di qualsiasi persona che ci viene al nostro cospetto. E va Certo. sicuro che insomma, nell'ambulatorio dove io, per esempio, in maniera molto semplice, sto parlando di un ambulatorio di salute mentale molto popolare, voglio dire, in qualche maniera, certamente non chiediamo praticamente il Green Pass. Chi entra, entra, poi io so io bene come poter difendermi da un'eventuale infezione perché io trattavo tutti come se tutti fossero infetti e quindi in qualche maniera cercavo di non essere io praticamente elemento di diffusione e neanche di essere infettato. E ci è andata a tutti abbastanza bene con questo tipo di Vero. mentalità. Però ecco, in qualche maniera io sono sempre molto preoccupato per delle posizioni cristallizzate, ideologiche, e questo di non mettersi mai in dubbio e di essere molto inconfutabili nelle proprie idee. Tant'è vero che come c'è una rigidità dell'assetto personologico che in qualche maniera poi anche si riverbera anche su altri aspetti della vita, naturalmente, questa cosa qui. Quindi un aiuto a tutti va dato, Micheto. Infatti. No, è una considerazione giusta anche perché tiri in ballo l'assetto della personalità e l'assetto della personalità è, diciamo, da un certo punto di vista, anche lì nell'opinione pubblica un po' inflazionato, perché oggi sappiamo benissimo che si parla nel gergo comune, quello è narcisista, quell'altro è, però Ah, non beh, si... questo. Figuriamoci, sono tutti narcisisti, chi istrionico, anzi forse istrionico non prende tanto. Di solito è il narcisista o il borderline, ecco, quello che entra nel gergo Purtroppo comune. però parlano sempre in maniera molto manichea. A me mi fa abbastanza ridere questa cosa qui, che è ingiusta da un punto di vista strettamente clinico. Noi partiamo da un continuum, da un assetto di personalità assolutamente di base, verso magari delle sponde che possono andare narcisista, Ecco, questo è violento, sacrosanto. quest'altro, eccetera. E questo dover in qualche maniera essere veramente dicotomici, manichei, dicendo è un marcisista, è un così Ecco, esatto. non va bene. Ecco, questo voglio Sì, dire. hai detto bene, proprio dal punto di vista clinico è qualcosa di ingiusto proprio, perché il continuum di cui parli te è fondamentale anche perché la personalità, prima di avere una deriva che può definirsi patologica, passa attraverso tutta una serie di sfumature che fanno di quella personalità anche una personalità caratteristica. Quindi è chiaro che poi se dobbiamo fare la stella, chiamiamola così, della personalità di un individuo, bisogna capire anche quelli che sono gli aspetti un pochino più alti, gli aspetti un pochino più nei vari, diciamo, frangenti di personalità. Però, in effetti, come dicevo, come rimarcavo prima, nel gergo comune si tende ad estremizzare tutto e quindi oggi siamo pieni di borderline e narcisisti che invece non hanno niente di disturbo di personalità borderline o narcisistico. Però l'assetto di personalità Però nell'impatto. Guido, perdonami, anche a livello degli attacchi di panico c'è un grosso misunderstanding, perché Assolutamente sì. molte persone si fregiano, diciamo, Assolutamente sì. di un sintomo che per carità ha tutta una sua dignità nosografica, tuttavia non è detto che ogni singola paura che ci arrivi, che può essere anche sana qualche volta, sia necessariamente un attacco di panico, eh. Grazie Irene, mi hai detto una cosa Perché meravigliosa perché mi vado sinceramente io a correggere. proprio di attacchi di panico veri e propri, sì, se ne vedono, ma insomma sono una cosa piuttosto grave, piuttosto diciamo difficile confonderli con un senso di paura, un Ma sentimento. infatti sì, io prima ho detto che c'era questa sorta di fiorire di attacchi di panico, mi correggo, di panico da attacchi di panico. No, ma fiorire fioriscono. No, ma mi correggo, è panico da attacchi di panico la patologia. Ah, beh, no, certo, perché poi si alimenta con la sua stessa paura.
Però alcune persone hanno avuto paura, ecco, quello che io trovo interessante, no? Che alcune personalità hanno avuto paura del Covid, altre personalità hanno avuto paura del vaccino e altre personalità hanno avuto paura della privazione della libertà con il Green Pass. Quindi del tesseramento, no? Dell'entrare nelle liste, no? Diciamo in qualche modo. Però non è soltanto la personalità, secondo me, poi ditemi voi, l'unico fattore dirimente. Io credo che sia anche l'ambiente. L'ambiente nel quale il soggetto, diciamo così, si trova a doversi confrontare. Quindi sicuramente c'è la base di personalità, ma c'è oppure la sua patologia pregressa, perché effettivamente in coloro che, per esempio, già soffrivano di certe situazioni piuttosto anche, diciamo, importanti, ovviamente tutto quello che è successo può aver modificato enormemente anche l'assetto psicopatologico. In alcuni casi, per esempio, abbiamo osservato delle incredibili guarigioni, perché finalmente, come dire, la paura aveva un nome. No, l'angoscia, forse è meglio dire l'angoscia di base, finalmente aveva un nome. E quindi, oppure la società. Poi, per esempio, il discorso dei virologi, non so se ve ne siete accorti, no? Ma anche i virologi su base di personalità, sulla base della loro personalità, hanno tirato fuori le verità assolute. Anche questo è sconcertante, se ci pensate bene. Di nuovo, fra l'altro, mito dei virologi, la Un figura virologo che pubblica del virologo. fino a poco tempo fa, il virologo, boh, esisteva per delle malattie, più o meno, no? Ma adesso all'improvviso il virologo è veramente qualcuno che... benissimo, ma anche lì abbiamo visto dei virologi con delle opinioni, cioè... Proprio, ma forse in questo caso non sono opinioni, Stefano, cioè sono proprio punti di vista scientifici diversi. E quindi praticamente ci siamo trovati in un marasma di comunicazioni. E E questo mica è giusto, eh. Non ci sono punti secondo me di no, vista, non è giusto, non no, sono completamente. punti di vista. Io voglio dire questo, che all'inizio della pandemia c'è stata un'impreparazione da parte dello Stato, praticamente incredibile, nei confronti di un evento che di solito esiste nel tempo. Signori miei, le pandemie sono praticamente degli eventi naturali che da 4.000 anni esistono. Quindi che prima non c'era il movimento delle persone, quindi si localizzavano in determinati luoghi e ora, ahimè, con la globalizzazione, con la mondializzazione, praticamente sono di una rapidità incredibili e quindi vanno a colpire tutti. Questo che voglio dire è che, come al solito, praticamente la prevenzione praticamente viene meno e quindi a questo punto sono scattate solamente le misure di cura. E ora anche di riabilitazione, in termini clinici sto dicendo questa cosa, nei confronti di questa pandemia. All'inizio veramente, come dire, il fatto che il governo, lo Stato, non riuscisse praticamente a unificare una stessa voce, praticamente che avesse una base strettamente scientifica e non opi di opinione, come tu dicevi prima, è abbastanza poca cosa, ecco, questo voglio dire. È chiaro poi che praticamente con i mesi che passano, naturalmente in molti è insorto qualche dubbio. E questi dubbi sono quelli praticamente delle opportunità economiche che ci sono dietro, dello strumento del Green Pass come se fosse praticamente un nuovo totalitarismo statale. Insomma, questa è la questione. La prevenzione non è scattato praticamente la modalità di prevenzione primaria, questo voglio dire da parte nostra. Questo perché poi adesso non voglio in qualche maniera focalizzare su altri istituti, ma anche nostra medica, anche questo, insomma, voglio dire. Anche gli stessi medici di base che hanno praticamente che hanno il contatto veramente con il pubblico, praticamente con il cittadino,
che hanno delle opinioni diverse e quindi che dovrebbero invece essere più attagliati praticamente come noi psichiatri, uguale a noi, come tutti noi, insomma, c'è questa disparità di vedute che dovrebbe essere più attagliata sulle evidenze scientifiche. Questo è il punto. Sì, fra l'altro Stefano, ecco, mi viene da pensare una cosa, il concetto di vaccino in seguito a un evento epidemico è consolidato e convalidato da quanto poi l'aspetto preventivo sia riuscito ad essere dirimente in queste cose, no? Nella storia. Però, e quindi, non lo so, ma noi prima della pandemia, di questa pandemia, abbiamo vissuto una vita in cui qualsiasi bambino che nasceva obbligatoriamente, ci tengo a sottolineare questa cosa, doveva fare una serie di vaccini dove l'obbligo stava nel fatto che altrimenti non sarebbe potuto andare a scuola. Quindi era una cosa abbastanza consolidata anche il fatto che aderire a un certo tipo strutturato di società non togliesse la libertà soltanto perché ti imponeva determinate regole, ma presupponesse nella struttura a cui si aderiva, nel momento in cui io aderisco, c'erano delle regole che dicevano appunto, fra le altre cose, devi fare questi vaccini. Perché secondo te invece il vaccino in questo caso è così ed è stato così osteggiato anche? È stato osteggiato perché una parte della popolazione, ed è anche una critica che può essere in qualche maniera introiettata anche dagli interlocutori statali, crede che questo tipo di vaccinazione non sia stato così ben sperimentato e che quindi noi al medio e lungo termine potremmo avere degli effetti collaterali non prevedibili, che potesse in qualche maniera avere degli effetti collaterali anche subitanei importanti e quant'altro. Cioè è stata la velocità con la quale il mondo scientifico è dovuto ricorrere alla presentazione dei vaccini che in qualche maniera ha fatto insorgere molti dubbi, naturalmente. Questa è la cosa. In qualche maniera non dando valore veramente a tutti gli organi di controllo di tipo farmacologico, americani, nostri, eccetera, europei, insomma, e quindi è stata, come dire, questo è un conflitto piuttosto importante, cioè, e dietro c'è questo retroterra, come dire, del fatto che, beh, è successo questo e quindi qualcuno ne vuole approfittare di me per ragioni economiche, per ragioni di restrizione della libertà. Io penso questo. Queste sono le motivazioni, anche in qualche maniera da introiettare da parte di tutti, di coloro che praticamente non vogliono il Green Pass e quindi la vaccinazione. Bisogna essere più, come dire, più assertivi nel avanzare idee di tutela. Questo è, credo che sia cosa importante e, su questo versante. E soprattutto, come diceva Irene, anche, come dire, veramente accettare tutte le idee, ma solamente non confutarle semplicemente, no, è così perché te lo dico io, ma non in caso entrare in un dibattito, cercare di praticamente di studiare, se permettete, praticamente il retroterra scientifico che può in qualche maniera provare quello che noi stiamo dicendo. Non so, questo è come penso io, come sia la situazione attuale. E un po' di improvvisazione da parte veramente di noi del Servizio Sanitario Nazionale nostro all'inizio, veramente molta improvvisazione e ciò non va bene perché le epidemie, ripeto, ci sono sempre state e quindi praticamente come dire, un'azione di prevenzione più strutturata ci doveva essere, di prevenzione proprio voglio dire, anche all'insorgenza. Sì, anche perché insomma le Ma poi contromisure sono arrivate. I lockdown sono veramente stati duri per alcune persone. Pensiamo ai bambini, pensiamo agli anziani, pensiamo non solo alla popolazione in generale, ma pensiamo per esempio alle persone del Servizio Sanitario Nazionale che sono state sottoposte a uno stress incredibile. Ai ragazzi e agli adolescenti, io ho una figlioletta di 15 anni che si è fatto il primo liceo classico, praticamente in DAD, ed è stata sofferente per questa cosa di non aver potuto praticamente con i suoi pari e soprattutto, ahimè, forse mi starà anche a sentire, credo, ma questo da letteratura anglosassone, e ve lo dico da una cosa che ho letto qualche giorno fa sull'Olanda,
dove praticamente c'è scritto che la perdita praticamente di capacità didattica nella DAD è piuttosto importante. Non vi dico la percentuale perché ci sentiamo male, però è così. Quindi voglio dire, e perdere capacità didattica con la DAD vorrebbe dire anche praticamente istruire le nostre generazioni giovani, quelle che poi dovranno veramente tutelare i nostri diritti e la Costituzione, fammela dire questa cosa qui. Quindi bisogna fare delle scelte e quindi queste scelte vanno in qualche maniera condivise, massimamente possibile. Scusate, ho fatto questa specie di digressione. No, ma in realtà è una digressione che ci stava tutta, perché insomma in No, non effetti. è, cioè, una digressione di grande rilevanza e anche di esperienza di vita quotidiana e di vita vissuta. Guido, ci sarebbe una considerazione di una nostra ascoltatrice, Monica, Sì, di cui ti leggevo. ho girato la La chat, sì, leggevo. riflessione. Sì, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, in pratica chiede se in effetti c'era, Jung aveva rilevato che quanto la paura e l'ansia avessero avuto un ruolo decisivo nella diffusione della tubercolosi e quindi malattie anche che coinvolgono l'apparato respiratorio. Allora, io credo che, e siamo qui anche perché ci crediamo un po' tutti, che ci sia un'influenza. Sempre tra tutto il sistema psicologico e chiaramente la risposta del sistema immunitario, ma non c'è da crederci, c'è soltanto da fare riferimento all'apnei, per esempio, la psiconeuroendocrinoimmunologia che mette insieme, guarda caso, proprio questi aspetti, psiconeuroendocrinoimmunologia, quindi questi quattro aspetti sono estremamente legati l'uno all'altro. Jung, da grande intuitivo, naturalmente aveva fatto delle considerazioni e aveva detto l'atteggiamento psicologico di base va ad essere un fattore concomitante nell'esposizione a determinati patogeni. Però lo sappiamo benissimo, per esempio, che anche semplicemente, ma lo sappiamo dalle misurazioni che sono state fatte, da tutta una serie di, diciamo, di studi che sono stati fatti anche sul fatto che un umore di un certo tipo vada ad abbassare le difese immunitarie in un certo senso. Questo è ormai una cosa che in effetti sappiamo, ecco, poi Stefano magari qui mi può anche confermare o meno quello che dico, però è naturalmente un nesso c'è. Sicuramente sì, anche perché per troppo tempo praticamente la psichiatria o la psicologia è stata praticamente divisa nei confronti del corpo. Il corpo è unico, e il cervello sta anche con l'ultimo muscolo flessore del tendine del piede, cioè voglio dire, quindi questo è una grande verità. E voglio dire, il fatto poi cioè, tanto si sa abbastanza bene la questione, diciamo, della infiammazione cronica, quindi infiammazione cronica che deriva da una disregolazione immunologica, la disregolazione immunologica deriva dallo stress, lo stress praticamente fa parte praticamente delle condizioni di vita quotidiane, ma anche praticamente delle condizioni psicopatologiche primarie, quale potrebbe essere un temperamento umorale di tipo depressivo. Naturalmente aumenta l'infiammazione, aumenta quindi praticamente la disregolazione immunologica, aumenta la possibilità praticamente di infezioni o anche, ahimè, ma questo non si dice, ma questo è anche vero, praticamente anche di condizioni neoplastiche, perché voi sapete Infatti. perfettamente che produciamo cellule, come dire, neoplastiche in continuazione, poi abbiamo un ottimo sistema immunitario. Che le uccide, diciamo così, poi a un certo punto succede che invece nasce una neoplasia da qualche parte, quindi c'è una disregolazione di questo apparato immunologico e quindi diciamo che tutto è insieme e tutto praticamente deve essere un feedback che deve essere tutelato, diciamo così, fra mente e corpo. Quindi, diciamo, chiaramente a favore di Jung possiamo dire che il suo intuito È stata un'intuizione, voglio dire.
stata un'intuizione, come poi chiaramente, ma quasi tutte, se non moltissime, delle intuizioni di chi ha creato poi la scienza, la psicoanalisi dall'inizio, in effetti sono confermate e confermabili oggi da degli strumenti un pochino più raffinati, però è anche vero che al di là di ciò che può essere sempre confermato e convalidato, se no si va sempre nel turbine di quella necessità estrema di una conferma algebrica di un mondo che non è algebrico ma statistico come il mondo della vita, no? Il mondo della medicina è statistico. Statistico, Non è algebrico. Cosa, bravissimo. scusate? Non è algebrico, è Non è statistico. algebrico, è statistico. Nulla è sicuro, ogni paziente è diverso l'uno dall'altro, perché sennò altrimenti noi veramente la diagnosi la faremo col computer. Non so se mi spiego. Esatto. Non solo, ma la cura avrebbe un margine di riuscita o non riuscita, tipo on-off, che non è questo invece quello che succede. E ciò, diciamo, fa, e qui tocco l'argomento e poi me ne separo. Il discorso relativo all'efficacia del vaccino, come tutti gli strumenti medici, essendo uno strumento che si basa su una distribuzione statistica, dà una copertura statistica, quindi non algebrica. E quindi il fatto di dire ma anche chi ha il vaccino prende il Covid, certo, in una minima percentuale. Questo è un discorso che statisticamente non fa una piega. Non capisco perché, per esempio, questo non venga accettato, perché è come se rifiutassimo, o comunque alcuni di noi rifiutassero, il modo di pensare che ha sempre un dominio. Cioè, se io sto pensando in modo algebrico, mi devo mettere in un dominio dove l'algebra dice la sua. Se sto esercitando un pensiero di tipo statistico, mi devo mettere in un altro dominio. Ecco, io credo che nel dominio della vita e sicuramente della medicina siamo in un ambito statistico, quindi è inutile pensare in altri modi. È un alfabeto che non è compatibile. Eh già, è proprio così, infatti. Beh, però lo psicoanalista, e qui in questo caso mi identifico un po' con il mio ruolo, con il mio lavoro, è tenuto sempre a decodificare i campi semantici dei propri pazienti e anche del mondo, no? Del mondo delle varie soggettività, a decodificarle, riportandole ad un alfabeto interno del paziente, Magari che chiesto. qualche volta crede di essere nel campo della medicina, a volte crede di essere nel campo dell'opinione, a volte crede di aderire a un'emozione, magari superficiale. Poi di fatto in realtà sta parlando con i suoi fantasmi interni, oppure sta facendo parlare delle parti rimosse, cioè dei nuclei più rimossi o denegati o dei lutti non elaborati, per esempio, no? Io ho visto diverse persone ricorrere al vaccino non per il vaccino, per esempio, ma perché era un atto magico, cioè un atto di auto, so, protezione, non perché fosse importante il Un vaccino, esorcismo, no, fa sì. anche un esorcismo, Irene. Ma per le stesse ragioni, anche qualcuno rifiutarlo. Quindi è interessante come tutto cioè quello che mi piacerebbe capire meglio, ma credo che non si arriverà certamente ad alcuna reale poi comprensione, perché il fenomeno è troppo complesso. Però alla fine vediamo come tutto quello che è successo, a partire da quel famoso per me giorno, anche per motivi personali, cioè indimenticabile giorno che è stato, credo, il 13 marzo del 2020, 20. 20. lo ricorderò per tutta la vita per vari motivi, il giorno del famoso primo editto, io l'ho chiamato così, dell'editto, no? L'editto, quello, del primo lockdown, se non erro. E mi ricordo bene che da quel momento in poi tutte le questioni successive sono state lette con dei filtri diversi. Cioè questa faccenda umana ci coinvolge chi più chi meno, ma chi, indipendentemente poi dalle posizioni prese,
ci coinvolge proprio a un livello così profondo, importante, che non si può dire quello che è giusto, quello che è sbagliato, cioè ci coinvolge proprio ad un livello che ha a che fare con la nostra storia, con la storia dell'umanità. Anche con l'aver capito la questione dei grandi numeri. Cioè, molto spesso a noi poveri, comunque, come dire, a noi piccoli, no? Cioè, io dico ciabattini, no? O comunque, parafrasando poi, credo, Hegel in Heidegger, rammendatori di calzini dell'esistente, no? Cioè, non, le questioni hanno assunto delle valenze abnormi. Sì, appunto, dicevo che tutto quello che è accaduto ci coinvolge a livello di una storia di grandi numeri, che noi piccoli, diciamo, operatori del quotidiano, piccole formichine, non avevamo quasi mai preso in considerazione, cioè il singolo si è reso conto di far parte di un grande gruppo, di una massa. Io in questo ritengo importante la presa di coscienza che può essere di tipo politico, intendo dire politico, ovvero come appartenenti ad una polis, cioè più di una campagna elettorale, più di un discorso dei partiti, più di un qualcosa che aveva a che fare con le idee, eccetera, è un po' come se fossimo stati di fronte a un richiamo plebiscitario o comunque ad una chiamata, ad una chiamata, diciamo, referendaria, cioè implicitamente o meno con le nostre scelte abbiamo fatto muovere delle forze, abbiamo chiesto delle decisioni. Ora, qui non stiamo discutendo di quanto fossero giuste o sbagliate, ci stiamo limitando a un'indagine sociologica, socioanalitica o psicoanalitica o di tipo clinico, no? Cioè, quindi, come dico, non mi interessa, anche perché poi siamo talmente tanti e tutti diversi che è anche molto difficile poi stabilire. Però la chiamata di ciascuno di noi è diventata una chiamata sociale che ha permesso di spostarci come identità. Cioè io sono Vax, io sono Novax, io sono qui, io sono là. Secondo voi, per me è così, però chiedo il vostro parere, secondo voi questo non denota un grande vuoto precedente? Non denota il fatto che siamo un po' poveri? Come soggetti per dover ricorrere comunque a questi simulacri, perché non sono veri simboli, per ancorarci a qualche cosa. Questa considerazione secondo me è interessantissima perché oltretutto recupera un pochino quello che ho detto all'inizio del fatto che questo simbolo bisogna vedere anche dove si infonde, perché il simbolo si infonde, però ha bisogno di trovare una materia nella quale infondersi e naturalmente trova una materia che è allo stato attuale. In questo caso noi materia accogliamo il simbolo, però nel nostro stato c'è anche tanto, per esempio, di vuoto, ma anche di un vuoto che viene, secondo me, generato ancora prima da tanta negazione. La voglia di vivere magari una vita che abbia un aspetto di rendicontazione estremo e che quindi presuppone un privilegio della forma a discapito della sostanza. Però nel momento in cui arriva qualcosa di talmente grande da mettere in discussione poi dei fattori sostanziali, quella sostanza va recuperata. Allora, una modalità è quella di usare il fattore che è venuto fuori e che dovrebbe richiamare la sostanza come, come dire, come unico recipiente, come se fosse solo quello l'evento scatenante e in quell'evento iniziasse e finisse tutto. Quindi la chiamata è quella che,
che ci ha fatto anche venire fuori, che ci ha fatto mostrare. Per adesso, come dici te, è un po' si è generata una sorta di, non lo so, ma carosello delle opinioni. E allora tutto il discorso del simbolo del Green Pass, di tutto ciò che sta succedendo, ha tirato fuori veramente solo le opinioni, si dibatte solo su quello. E quindi il vuoto sicuramente era un vuoto presente. Magari quello che a volte mi ha fatto riflettere è che potremmo invece capire cosa ha ingenerato anche a livello di chiamata a dire la nostra, oppure chiamata a isolarsi, o tutto quello che l'evento pandemico può aver ingenerato, anche a livello di leggi che sono state emesse e quant'altro, per cercare di capire ciò che abbiamo preso dell'evento, quanto ci riguarda nell'essenza. Non so se sono riuscito un po', perché è un po' difficile trasmettere questa cosa, non so se sono riuscito ad essere abbastanza chiaro. Cioè, praticamente un'espressione fenomenica del proprio pensiero, che in qualche maniera, viene innescato dal trauma della pandemia. Cioè, quindi Assolutamente. l'occasione praticamente per, l'individuo di doversi ricompattare con un io ricompattato, qualcosa Sì, del genere. Cioè, esatto. nel senso, quindi attorno praticamente a dei pensieri che possono essere condivisi e che sono condivisi anche da altre persone che in qualche maniera praticamente lieniscono poi un dolore primario che deriva anche da assetti personologici, anche come sappiamo ben noi, in continuum molto variegato di dolore psichico. Vi posso dire una cosa per quanto concerne i psicotici gravi nella prima fase del lockdown, che cosa è successo? Guardate, ma questa è una mia esperienza personale, poi ho sentito anche altri colleghi e ciò è avvenuto. Parliamo di psicotici gravi. I psicotici gravi, nel momento stesso della chiusura del lockdown e quindi dell'inizio probabilmente della pandemia, praticamente non sono stati peggio, sono stati meglio. I psicotici gravi, praticamente, io ho un'opinione della nostra società come una società estremamente competitiva, dove praticamente tende veramente a colpire colui che non è vincente. Gli psicotici gravi non sono vincenti, naturalmente, sono delle persone che vengono stigmatizzate e quant'altro. Questo appiattimento della competitività e quindi l'essere tutti uguali, in qualche maniera, li ha ricompensati. Ma questo solamente all'inizio poi è successo. Come all'inizio anche non c'è stato praticamente un'insorgenza di nuovi disturbi mentali importanti, cioè nel senso all'inizio del lockdown c'era abbastanza resilienza. D'altra parte sappiamo bene che il primo periodo di lockdown di solito si assorbe abbastanza bene, poi abbiamo un aspetto depressivo. E poi praticamente c'è una rinascita quando sta finendo. Il problema dei nostri lockdown, questo nella sperimentazione, non so che vi posso dire, degli astronauti o degli scienziati dell'Antartide, ma nel nostro lockdown invece è stato diverso perché il nostro lockdown non aveva una fine e quindi non avendo questa fine, praticamente questo periodo intermedio probabilmente è stato oggetto veramente di reazioni depressive, di spettro d'ansia, di disturbo post-traumatico da stress, di conflittualità intrafamiliari, di violenze interne. Vi dico solamente degli aspetti della Cina, che praticamente durante il lockdown praticamente c'è stato un aumento del doppio nello stesso periodo dei divorzi e della violenza domestica. Quindi vedete voi come questa questione dell'isolamento praticamente abbia in qualche maniera messo in essere delle difficoltà molto importanti. Però mi sono perso perché volevo dire un'altra cosa. E quindi stavo Cioè, tu dicendo. parlavi degli psicotici gravi. Codice, esatto, scusami, degli psicotici, quindi questo abbassamento della competitività, diciamo, della nostra società normale, ha fatto sì che ci sia una messa a ribasso, praticamente, come dire, della corte, diciamo così, e quindi le differenze si sono meno notate. E quindi praticamente
non si sono, non hanno avuto scompensi. Questo però era solamente la prima parte, è successo. Dopo no, dopo no, perché poi dopo la vita è ricominciata, quindi il gap è aumentato nelle abilità sociali, nella stigmatizzazione e quant'altro, e quindi loro sono riandati nella normalità. Quindi sto parlando di persone in asse 1, naturalmente, di psicoti. Certo. Per quanto concerne invece l'aspetto nevrotico, no, in questo momento abbiamo veramente una recrudescenza molto importante da parte, tant'è vero Possiamo anche che... pensare all'aspetto nevrotico come qualcosa che ha prodotto scompensi invece al contrario, proprio all'inizio. Sì, all'inizio tutti sono stati resilienti, però, guarda, non c'è stata proprio i primi 20 giorni, nel senso forse poteva apparire un qualcosa di doveroso, non so bene, c'era uno sconcerto, dopodiché sono partiti praticamente tutte le varie nevrosi in termini più ampi che possiamo in qualche maniera vedere, e anche in un continuum di aspetti fenomenologici, naturalmente, delle nevrosi stesse, insomma. Questo è avvenuto, diciamo, nel campo della salute mentale, senza dire poi che praticamente coloro che erano stati colpiti effettivamente da SARS-CoV-2, quelli che erano stati praticamente in terapia intensiva, un 30% hanno avuto dei disturbi post-traumatici da stress, un 15% di una dimensione depressiva, un 15% di una dimensione nevrotica, e coloro che anche che in qualche maniera erano stati poi confinati, l'isolamento, voi sapete perfettamente quanto sia deleterio e sia anche, come dire, propedeutico alla depressione e a Sì. quant'altro, questo soprattutto. Volevo dire una cosa a proposito anche di un significato che è stato attribuito sia al vaccino prima che al Green Pass dopo, come una cura che arriva tardi. Per esempio, una cura che arriva tardi nel senso del tempo psichico, ovvio che il vaccino non poteva essere certamente prodotto in tempi più brevi, ma psichicamente è come aver messo un cerotto su una diga ormai, no? In qualche modo già divelta, perché io credo che non sia paragonabile il danno da lockdown rispetto al danno ipotetico o da vaccino o da privazione ipotetica di una certa libertà di scelta con il Green Pass. Cioè il danno da lockdown non deve essere sottovalutato nell'escalation poi sintomatologica successiva, perché ciascuno di noi ha reagito in un certo modo, soprattutto alla privazione di una libertà che non era data né dal vaccino né dal Green Pass, eccetera, ma era data da questa ipotetica, come dire, idea che chiudendo tutto si sarebbe risolto in qualche modo, no? Cioè il danno da lockdown, il danno economico, il danno legato ai lutti anche non elaborati. Non dimentichiamo che molti di noi hanno avuto delle persone che sono mancate o che non abbiamo potuto assistere oppure ricoverate, oppure altre situazioni di isolamento dagli affetti, no? Che non è l'isolamento dell'affetto di Freud, ma è proprio l'isolarsi e l'allontanarsi dall'affetto della propria vita. O di non poter incontrare coloro che amiamo, credo che questo danno poi abbia lasciato delle cicatrici non elaborate, che hanno fatto poi reagire in vario modo le persone anche al vaccino, cioè all'opinione o comunque all'atteggiamento verso il vaccino o la persuasione più o meno occulta di una dittatura rispetto al Green Pass. Anche perché giustamente il vaccino, cioè il lockdown è stato un evento tipicamente traumatogeno, ma Ma quello è l'evento traumatico. Ecco, secondo me va un po' visto, nel senso, l'evento traumatogeno non può essere ora. Non no, esatto, ora sono le conseguenze del le trauma. conseguenze che sono tutte da discutere e da vedere, e ognuno un po' le vedrà. Però il danno, la ferita, chiamiamola la ferita, una ferita un po' narcisistica, perché non dimentichiamo che noi eravamo abituati. Parlo per me, quindi magari sbaglio tutto e mi assumo la responsabilità. Però eravamo un po' abituati,
non dico a fare quello che ci pareva, però tutto sommato, alla fine, no? Sì, delle limitazioni sicuramente ci sono sempre state, però. Minime. Quello che ha detto prima anche Stefano è nel momento in cui la globalizzazione aveva raggiunto certi livelli, la diffusione della pandemia è stata istantanea, ma questo vuol dire che c'era anche tanta possibilità di movimento, tanti gradi di libertà. Gradi di libertà che un pochino abbiamo sottovalutato, perché erano veramente importanti. Per me la cosa più dolorosa, parlo a titolo personale, è stata quella di dover rinunciare in tempo T con zero ad una vita dinamica, forse un po', qui Guido e Stefano mi faranno diagnosi segretamente, però Segretamente. una criptodiagnosi, forse un po' ipomaniacale, no? No, nel senso, probabilmente il fatto di fare un sacco di cose, viaggiare, congressi, qua di là, le sedie, la scuola, cioè, certamente tempo di annoiarmi, naturalmente non ne avevo, di stressarmi, sicuramente sì, però, come dire, quell'equilibrio o comunque quel piacere che avevo costruito all'interno della mia esistenza rispetto a certe libertà, è stato frustrato. Non sto dicendo che era giusto o sbagliato, dico solo che mi sono dovuta riorganizzare rapidamente. E ho dovuto Però riorganizzare, no, però voglio dire, ho dovuto però aspetta, ho dovuto riorganizzare rapidamente la vita personale, la vita familiare, la vita come psicoterapeuta, la vita come direttore della scuola e quindi docente e quindi anche quella dei miei collaboratori e del luogo di lavoro. Quindi sono stata chiamata non solo a frustrare delle istanze personali, ma a fare un esame di iperrealtà, diciamo, anche per altre persone. Quindi, come dire, questo non può non avere un esito traumatogeno. Poi non sto dicendo che era sbagliato, certo che bisognava starsene chiusi in qualche modo, isolarci perché il rischio era elevato, però resta il fatto che non avevo mai preso in considerazione l'ipotesi che potesse tutto cambiare in poco tempo. Questa lezione, magari per me che sono stata analizzata, che comunque faccio questo lavoro, magari qualche strumento, forse qualche strumento in più, non è nemmeno detto, però non è detto perché sai, spesso e volentieri siamo quelli che poi ne hanno per se stessi meno degli altri, però comunque rimane il fatto che l'elaborazione è stata necessaria, è rapida, veloce, quindi non è che mi sono potuta mettere lì a, diciamo, come dire, fare tanti pensieri su quello che poteva essere l'aspetto persecutorio dell'autorità. Perché a quel punto, no? Cioè, era una questione di riorganizzazione veloce. Ma l'ingresso del lockdown è già comunque la parola rievoca qualcosa di estremamente duro, estremamente istantaneo e cogente, no? Quindi l'ingresso del lockdown ha colto tutti impreparati. Ecco perché poi gli esiti ci sono dopo. Quella era sì limitazione della libertà. Magari non riuscire ad entrare al ristorante, ma poter stare al ristorante all'aperto, non è una. Non rappresenta una, diciamo, preclusione della libertà altrettanto grande, però ci ha dato tempo di ribellarci e quindi a quel punto quella sì che la posso attaccare. Nel primo lockdown, semplicemente il giorno prima eravamo persone che facevano una vita, il giorno dopo eravamo persone che di quella vita lì potevano fare il 10%. Come Ma devi fare un'altra vita. E certo, poi a quel punto la reazione la Devi fare devo avere. un'altra vita, cioè quello che ho cercato di fare nel mio piccolo, con coloro con cui condivido la mia quotidianità, quindi anche i pazienti, i collaboratori, eccetera, è stato quello di dire, ok, ma non è che con questo il 90% della nostra vita non esiste più. Dobbiamo ricollocare la nostra Riconvertirla. solidarietà e riconvertirla. Perché comunque arroccarci sulle difese precedenti, secondo me, significa poi Certo, ma prevedere.
questa reazione di cui parli te è la giusta reazione, quella virtuosa. Di fatto siamo qua, no? Stiamo parlando davanti a una webcam, cosa che non avremmo fatto 3 anni fa, perché l'avremmo fatto semplicemente dal vivo in una sede, Un perché topic era. adattativo, un approach. Cosa, scusa? Approach, cioè un topic adattativo, cioè nel senso Esatto, praticamente è hai così. considerato completamente tutta la realtà e hai messo in essere meccanismi di difesa che possono in qualche maniera praticamente far ritornare, diciamo, affievolire, diciamo, un dolore personale praticamente di quello che era stato, diciamo così, voglio dire, perché ancora non siamo ritornati in No, maniera no, importante a no, no. come eravamo, tant'è vero che siamo stasera qui, non siamo insieme in maniera conviviale da qualche parte, insomma, questo voglio dire. E quindi questo è. Però la pandemia, secondo me, è stata veramente violenta, violenta perché veramente ha messo in discussione tutte le nostre certezze, in maniera davvero troppo veloce, avete Molto capito? violenta, sì. Molto violenta e L'effetto molto veloce. traumatogeno Quindi ha per cui, risuonato con le veramente, chi ha avuto violenze. praticamente, Irene, te ce l'hai avuta la possibilità di avere, di fare, come dire, di mettere in essere questo approccio adattativo. Ma non tutti ce la possono fare questa cosa qui. E coloro che non ce l'hanno fatta, quindi quelli che hanno una condizione, un'organizzazione personale tipo evitante, per esempio, e ancora di strada ne devono fare, devono chiedere anche l'aiuto di chi? Degli psicoterapeuti, naturalmente, per poter affievolire tale stato, perché questo è poi, e Sì. quindi la questione è questa. La pandemia poi ha messo in essere, secondo me, anche delle ansie arcaiche, che voglio dire, il terrore infantile, della paura di che cosa ci potrà essere. Ma Stefano, L'ansia pensa alla della prima reazione. patria, io questo è, Pensa alla purtroppo prima non l'hai reazione che c'è ascoltata, stata. eh? La prima reazione in assoluto che c'è stata, se ci Sì. pensi, è quella più forte delle persone, ed è una reazione collettiva, quindi è degna di nota, lockdown e file angosciose ai supermercati per procacciare, cioè scaffali dei supermercati vuoti, paura di rimanere senza il bene primario del nutrimento. Quindi quella lì è una reazione di shock, ma quello che dici tu, no? È un'infrazione enorme della paura. Cioè, è ritornata la paura infantile. Sì. Non so se mi spiego. Io con questa questione proprio del bisogno di essere tutelati dai propri genitori, della È scomparsa vero. dei propri genitori, è come se veramente tutto ciò che i nostri codici, le nostre certezze, le nostre siano in un momento praticamente messe in discussione. Ed è stata veloce la questione, Sì, molto è vero. violenta, tempestosa. Violenta, sì. Quindi Quei fantasmi arcaici parzialmente rimossi sono tornati a Fantasmi farci arcaici visita. parzialmente rimossi che sono tornati, proprio quelli dell'infanzia. E quindi chi ha avuto più Però capacità Stefano, per. non solo dell'infanzia, anche transgenerazionali, Sì, perché per alcuni di scusate, noi ci sono vai. state delle rievocazioni storiche di racconti dei nonni o cose del genere. E quindi siamo ritornati tutti molto, come dire, abbiamo riacquisito un senso dell'umano differente, che in alcuni momenti è stato anche giusto, cioè, come dire, lo scossone è stato forte, quindi un po' ci siamo dovuti rimettere in gioco, ciascuno a modo proprio, però ci siamo dovuti rimettere in gioco, perché, come dire, nessuno di noi poteva far finta che non ci fosse il problema, Problema poi economico, guardate, noi adesso non ne economico. abbiamo parlato per niente, ma No, quello andrà sono state delle affrontato. categorie praticamente che sono state nettamente penalizzate. Io ho intorno a casa almeno 3-4 negozi che praticamente sono chiusi ancora. Quello è Quindi, voglio dire, importantissimo. questa è una cosa molto importante, ovviamente. Molto importante, sì. Quindi sono successe tante cose, l'isolamento veramente del lockdown, la reazione praticamente istituzionale alla pandemia è stata tanto quanto grave, voglio dire, alla pandemia stessa quasi, però inevitabile, ineludibile. Sì. Ineludibile. Ineludibile. Tra l'altro, Anche i negazionisti, ti interrompo Guido, ma dicevo, no, anche certo. i negazionisti, proprio quelli più estremi,
anche nell'essere negazionisti c'è un'espressione di un'affermazione, no? Cioè, questo il negazionisti non lo accettano, no? Però in realtà la grande negazione diventa poi una grande affermazione. Certo, Così. Un fai il giro di 360 gradi. po'. Tra l'altro io volevo dire ancora una cosa su quello che è stata la vostra riflessione di prima sull'aspetto dell'impatto così violento e di una regressione di cui parlava Stefano, altrettanto violenta, e anche fino quindi una regressione all'infanzia, ma anche giustamente come dici te, Irene, anche una regressione transgenerazionale che è andata a pescare ancora più indietro, perché c'è stata, a mio avviso, una differenza fondamentale fra diciamo, la reazione psicologica dell'adulto e la reazione psicologica del bambino a questo evento di lockdown. Perché personalmente sono rimasto impressionato dal fatto che alla prima occasione di ingresso, ritorno a scuola, per esempio, con le mascherine, o quindi un cambiamento forte per quei bambini, ritorno a scuola completamente diverso da quello che c'era prima, quindi banchi che venivano separati, non si poteva toccare nessuno, ci si dovevano igienizzare le mani, si dovevano portare le mascherine. Naturalmente, mi riferisco proprio alla scuola dell'infanzia, i bambini sono stati la grande preoccupazione degli adulti che dicevano come farà i bambini a andare in questo contesto, in questa scuola, e invece i bambini come dei soldati sono partiti, sono andati avanti alla grande. Il problema è stato che invece questa cosa ha dato degli esiti molto più lontani. Cioè, mentre quella regressione dell'adulto è stata immediata, il bambino ha avuto una reazione, a mio avviso, più a lungo termine. Quindi oggi si parla di, per esempio, esiti della DAD, che però lì per lì erano meno presenti. Non so se è l'impressione che avete avuto anche voi, questa di uno sfalsamento fra la reazione dell'adulto e quella del bambino. Sì, ti ho capito perfettamente. Come se il bambino all'inizio praticamente fosse un gioco, poi in qualche maniera, e quindi non troppo sofferente, per poi praticamente traslare la sua sofferenza invece a me. Sì, è come se avesse meno da regredire, di fatto è così, no? Sì, Aveva meno da regredire, direi. però poi aveva più da traumatizzarsi, perché chiaramente il trauma si insinua di più nell'infanzia rispetto alla vita adulta. Negli adulti possiamo parlare di una sindrome post-traumatica da stress, nel bambino parliamo semplicemente di trauma. È diverso, è caratterizzante. Poi c'è la sindrome post-traumatica nel bambino, però voglio dire, l'evento traumatogeno va a instaurarsi nel bambino come evento traumatogeno, se no, diciamo, tutta la teoria di base viene disattesa, ma nell'adulto E una sintomatologia della concentrazione, dell'attenzione, no. Per cambiamento delle esempio. abitudini alimentari, qualche volta qualche un po' di tristezza, però tu consideri una cosa, che i bambini sono affamati della presenza genitoriale da sempre, perché i bambini di adesso i genitori li vedono poco, perché i genitori stanno molti a lavorare e altre cose. E all'inizio questa presenza dei genitori poteva essere anche consolante, direi, per loro. Il Beh, problema è avevano quella cosa in dopo più. un po', però poi dopo, alla fine, il fatto che non stessero con i loro pari, la scuola e quant'altro, certamente poi ha prodotto questa traslazione, voglio dire. All'inizio non penso, perché alcuni amici, insomma, i bambini erano quasi contenti. Ah, ma c'è papà, c'è Contentissimi, sì, all'inizio, cioè nel papà, lockdown hanno fatto la festa, e chiaro. quindi, insomma, questo però all'inizio è la loro coscienza proprio di quello che gli sta accadendo intorno, diciamo, è molto così labile nei bambini, ecco, Vero. in parte. Comunque, Va che ora bene, abbiamo fatto? abbiamo fatto tardi, però vorrei rispondere a Monica che sostiene che l'aspetto psicologico sia stato molto trascurato anche a livello delle comunicazioni, dei mezzi di comunicazione. E in parte è molto vero, Monica, quello che dici. La nostra scuola, il nostro istituto ha cercato con ogni sua
possibile, diciamo, risorsa di fare qualcosa. Naturalmente si tratta di una goccia nel mare, però tante piccole gocce poi forse magari possono creare qualcosa di diverso. Noi stiamo cercando di lavorare in questa direzione, di offrire degli spunti, ma non solo degli spunti, noi abbiamo anche istituito un servizio di volontariato psicologico diciamo, pro bono, ovviamente lo facevamo già in altri casi, in questo momento, in questo periodo, focalizzato anche ai problemi legati al Covid, quindi contestuali. E abbiamo fatto quello che potevamo e forse potevamo fare anche di più, chissà, però a modo nostro, diciamo, ci siamo battuti per offrire aiuto, per essere presenti, per dare il sostegno psicologico a coloro che ne avessero avuto bisogno ma non avessero avuto i mezzi, ma anche per fare delle elaborazioni un pochino più tecniche, più scientifiche, più di campo, di clinica, ecco, con i nostri convegni, con le nostre lezioni, con tante attività che abbiamo fatto anche online, soprattutto online. Devo dire che però la richiesta di aiuto psicologico non è arrivata tanto per il problema del lockdown, è arrivata più che altro per una difficoltà a restare in casa con i propri parenti. Lo so che sembra, come dire, una battuta irriverente, infelice, ma non lo è. Di fatto, molti problemi sono nati all'interno delle famiglie proprio perché c'è stato un riavvicinamento proprio fisico importante tra i membri della famiglia. E qualche volta questi genitori anche si sono trovati a dover gestire smart working, bambini, genitori anziani, eccetera, oppure partner con perdita del lavoro, oppure partner problematici che venivano allontanati durante la normale quotidianità, perché comunque c'era il lavoro, c'erano altre cose che permettevano una maggiore distanza, e invece, diciamo, le famiglie, alcune famiglie naturalmente, sono ritrovate a fare i conti con le loro realtà. Lo so, Quello e uno dice, vabbè, ma che c'entra, eh? fa capo anche, era l'aspetto su cui insistevo della società un po' della negazione, nel momento in cui non è più possibile negare, cioè avere quel meccanismo di difesa, per esempio anche tutto ciò che non va nella coppia, non va nella relazione con i figli, non va nella relazione con i parenti, cioè tutta sta roba che poteva essere tranquillamente negata, perché voglio dire, esco di casa alle 8, torno alle 8, nel momento in cui in casa ci sto tutto il giorno, viene fuori. E allora lì c'è anche la crisi del meccanismo di difesa come meccanismo di salvezza. Quindi, diciamo, questa è stata una bella sfida anche per noi. E poi non dimentichiamo che è molto difficile chiedere aiuto online, un po' perché non c'era la mentalità, fino a poco tempo fa non c'era la mentalità cioè qualcuno la faceva, però erano pochi, della terapia o della telemedicina, eccetera. E poi c'è anche da dire un'altra cosa. È molto difficile fare una psicoterapia o chiedere un aiuto psicologico da casa propria. Condividendo lo spazio, no? Senza intimità terapeutica. Ho avuto delle pazienti e dei pazienti che sono andati a fare la psicoterapia in macchina. E Anch'io, molte. questa cosa non è affatto buffa come sembra, anzi, è un segno di infinita volontà e maturità di fare i propri percorsi, di non interromperli. E io ho sentito anche da parte dei pazienti e di tanti colleghi e di tutti noi invece una grande forza umana, cioè non sottovalutiamo il potenziale di umanità di cui disponiamo. Questo volevo dire. Non facciamoci condizionare troppo dal simbolo che divide o diciamo dall'opinionismo, no?
Abbiamo da riscoprire un modo di stare insieme, forse diverso, però non è detto che sia male. La contemplazione della scelta e dello spunto evolutivo è sempre doppio. Chissà qual è il Dio che Jung avrebbe richiamato per una sua diretta, un suo diretto intervento, no? Beh, cioè, forse tutti gli archetipi al loro modo, un pochino, diciamo, se sto cercando di passare in rassegna gli archetipi, È mettere Senex, Fuer, l'ombra, il sé, non lo so, la grande madre, tutti, però tutti hanno un ruolo in realtà, vero. E cioè, se tutti dovessi hanno andare qualcosa da dire. nei dei olimpici, Gli esatto, dei semplice. olimpici. Non voleva l'archetipo. Gli dei olimpici, io metterei Gli dei olimpici. un Ho crono parlato di dei. iniziale e cosa? No, appunto, dei dei olimpici. A chi appelle da Giove? Io metterei subito una prima comparsa di un crono iniziale e poi di un Giove finale. Il crono nel chiaramente fare la sua operazione di censura e di taglio, di reclusione e anche di intervento del tempo come qualcosa che comincia a pesare un po' di più, e poi un Giove invece nella sua abilità di scoprire, di andare oltre, di vedere oltre l'orizzonte e quindi riconfigurare anche le rotte. Il grande ruolo di Mercurio nelle telecomunicazioni. Ah, Mercurio nel mezzo, ecco, Mercurio centrale, sì. Va bene. Bene, va Va bene. bene, ragazzi, io vi ringrazio. Grazie alle ragazze comunque. Grazie veramente. Ma dai, che siamo tutti un po' ragazzi. Ma certamente sì. Bene, allora, buona serata a tutti. Io Buona ringrazio i serata. nostri amici collegati e auguro una buona notte a tutti. Buonanotte a Grazie. tutti. Notte.